Fidati di me, io so quel che faccio. Cosa hai combinato ieri sera? Certi sciagurati hanno manifestato contro la brutalità della polizia. E com'è andata? Li abbiamo dispersi coi manganelli e il gas. Due caffè, grazie. Hai proprio una cotta per quella pistola, eh? Doro, sono le armi che ci fanno sopravvivere in questa giungla. Eppure, Emmer, a Londra gli agenti girano senza armi, i criminali girano senza armi e a Londra la gente vive sicura. Già, soprattutto i delinquenti che hanno un'arma. È bello vedere come afferri un concetto al volo. È vero, ma parliamo d'altro. Non ho fatto ancora colazione e voglio restarmene tranquillo a bere il mio caffè. Andiamo! Oh mio Dio! Stia calma, le riporto subito la tazza. Emmer! Emmer! Fermi! Tesla Jenner! Fermi, dove siete? Mani sulla testa! Ehi, dove credi di andare? Fermati! Sono appena le 9 e abbiamo già una rapina a un furgone valori, 3 prigionieri e un'auto schiantata. Già, c'è sempre molta calma dopo Natale. Emmer, basta con questo nome. Una rapina facile è andata in fumo. Ma quell'Emmer è dappertutto. Ho detto che non voglio più sentire questo nome. Prima del colpo dell'argento dobbiamo fare qualche cosa. Con quel maniaco in giro la vita di un povero fuorilegge vale meno di niente. E cosa suggerisci di fare? Ma non lo so! È tutto inutile. Non ha vizi. Non si fa comprare. È troppo scemo. Eddie, saldagli il conto. Bene, capo. Quant'è di preciso? Sono Fredericks. Grazie di avermi richiamato. Allora, come possiamo mettere fuori gioco Hammer? Ah. Mi sembra una stupenda idea. Insomma, lei può fermarlo, immobilizzarlo, bloccargli qualsiasi azione se io le do $80,000. Offrigliene 70,000. Affare fatto. Ragazzi, c'è un sistema per levare di mezzo Hammer. Lo uccidiamo? No, noi lo distruggeremo. Capitano... Ho letto il rapporto dell'ispettore Hammer sull'ultimo caso e sono un po' turbato. Perfino lei, che è lo psichiatra della polizia. Non ha alcun senso della misura. È violento, testardo. Ho dato un'occhiata alla sua scheda personale. E allora? Mi ha fatto allibire. Certo che con quegli antenati. Vede, Hammer forse non sarebbe un violento, ma appartiene a un'antica famiglia che discende in linea diretta da Attila, l'unno. Lo sospettavo, dottore. Quell'uomo è una bomba ambulante. Lo facciamo rinchiudere? Oh, non sarà necessario, ma vorrei parlare con lui. È un'ottima idea, lo manderò da lei. Sì, ma non dimentichi, Hammer è un uomo d'azione, non di pensiero. Potrebbe opporsi. Lui farà tutto quello che io gli dirò di fare. Stia sicuro. Nein, no, nada, no, niente strizzacervelli. Non me ne frega un accidente. Emmer, ma che cos'è che ti preoccupa? Di cosa hai paura? Non sei mai stato analizzato. Non da chi è sopravvissuto. Emmer, ti sarebbe d'aiuto per spiegare il tuo eccessivo uso della forza. Eccessivo uso? Ma quale eccessivo uso? Quale eccessivo uso? Ma pensa solo a quella volta che affondasti un casino galleggiante con un simbolo. Ah, se avesse visto. Tutti i pesci impazziti per le fish. Emmer, ti posso ricordare che io sono il tuo capitano? Darei la mia vita per lei se ne avessi più di una. Hammer! Facci. Lei non ama gli psichiatri, vero Hammer? L'ultimo che mi ha puntato un dito addosso non può più sfogliare libri. Hammer, Achtung, occorre molta fiducia reciproca. Io fidarmi di lei che parla come un nazista? Oh, grazie infinite, ma non parliamo di me.
Se non è abbastanza comodo così, me lo dica. Vuole forse togliersi la pistola? Non mi tolgo mai la pistola. Oh, ma lo fa pure qualche volta. Non mi dirà, per esempio, che ci dorme insieme? Glielo dico. Oh, molto interessante. Ad ogni modo mi sembra alquanto naturale per un detective affezionarsi alla sua arma. Dopotutto avete passato brutti momenti insieme, giusto? Si ricorda della prima volta che usò quell'arma? Ma come vuole che me ne ricordi? È passato troppo tempo. Si sforzi. Fu il 3 settembre del 74 all'1:05 in un hotel della Nona Strada. Bene, Hammer. Ora riveleremo con alcuni test la sua più nascosta personalità. Mi dica cosa ci vede lei in queste macchie d'inchiostro. Un bastardo colpito da una 44 Magnum. Mm-hmm. Colpi di mitra su una raffineria. Mm-hmm. Un filare di cipressi. Cannonate che spazzano via il filare di cipressi. Ah. Un'oca che ammanetta una donna nuda. Ma che strano. Non mi ero accorto dell'oca. La mia Magnum è sparita. L'avrò lasciata al distretto. No, no. Polizia, un'emergenza, segua quell'auto. Subito. Polizia, emergenza, segua quel taxi. Subito. Dai. No, mi dispiace, le chiedo scusa. Tu hai perso la tua pistola? Restiamo calmi, la ritroverò. Hammer. Sarà pure da qualche parte. Hammer, io sono stufo di vederti rimbambire dietro quella pistola. Sono un agente esemplare. Se tutti prendessero esempio da te, non sentiresti altro che sparatorie tutto il giorno. In strada non vedresti che un funerale continuo. Non cerchi di tirarmi su. La ritroverò. Hammer, è un bene che tu l'abbia persa. Non ci ha causato altro che guai. No, quale, ad esempio? Beh, la sparatoria al museo. Ma è robetta. Quella statua era già senza un braccio, no? E allora? Hammer, so bene quanto amassi quella pistola, ma non possiamo perdere tempo in una caccia al tesoro. La troverò. Hammer, fatti subito dare un'altra pistola. Questo è un ordine. E stavolta cerca di non perderla. All'angolo della sesta strada con Mert attaccheremo e ci prenderemo l'argento. Poi porteremo i lingotti qui, li fonderemo nella fornace e ne faremo roba da vendere. Ma riguardo Hammer? Ormai l'ispettore Hammer non è più un problema, Eddie. È stato neutralizzato. Cioè, ucciso? Meglio che ucciso. Distrutto. Nella volontà e nella capacità.
Avete visto quest'arma? Chiamate Sledgehammer. Scusi, Hammer, non crede di esagerare un pochino? Di questo che te ne parlo? È più personalizzata, non trovi? Beh... Hammer, ti aspettano al poligono. Devo ritirare una pistola. Già, ho saputo che ha smarrito la sua. Immagino che cosa prova. Pensi che io ho perso addirittura un cannone durante la guerra. Biancala, non ho voglia di chiacchierare. Dammi una 44. Oh, accidenti. Mi dispiace proprio tanto, Hammer. Ma ci vogliono 30 giorni per avere una 44. Ma se si accontenta di una 22, ci vorrà metà del tempo. Va bene, mettimi in lista. Ma se poi vuole, nel frattempo... potrei darle questa. Va bene. Mi basterà finché non troverò la mia Magnum. Oh, no, accidenti. Mi sono ricordato che l'abbiamo riservata per il sergente Bixby. La sola disponibile è questa. Questa, eh? A che cosa serve? Alle poliziotte per depilarsi le gambe? Che roba è? Oh, ma via, non sia così prevenuto. Provi qualche colpettino. Quanti centri ho fatto? Neanche uno. Ma ecco perché. Non raggiungono il bersaglio. Che giorni. Le furie di Trunk, le sedute dallo strizzacervelli, la mia pistola perduta. E ora questa figuraccia al poligono. Mi sparerei, ma con questa mi farei solo la pettinatura con la... Ho detto tutti fermi, faccia a terra! Ci penso io, Doro. Fermo, dove sei, bastardo? Oh, cavolo, su, dai, accidenti! Che diavolo ci faccio? Un altro. È stata una bella scuffiata, amico. L'amava così tanto? Era tutto per me. Sempre insieme, ovunque. Già, è duro quando manca. Poterla stringere ancora. Sentirla qui, sul mio cuore. Vedere il fumo levarsi. Il fumo? Quando i fatti si scaldavano. Beh, era da molto con lei. Me la passò mio padre. Proprio suo padre? Sì. Lui l'ha amata molto prima di me. Per questo fu così bello quando me la passò. Capisco. Non è mai stata di nessun altro. Solo di mio padre e mia. Beh, chissà quanti bei ricordi. Già, i ricordi. Ma nei momenti infuocati che cavolo ci faccio? Giusto. Darei qualunque cosa per sapere dov'è. E sapere di chi è la mano che la stringe. Qual è il palmo che la carezza? Si calmi. Certe ossessioni fanno anche impazzire. Avevo tante cure per lei. Lei non mi deludeva mai. Amavo ogni curva di lei. Basta, adorava... giovanotto! Lei è un essere osceno! Ma che cavolo vuole? Quanto tempo è che non vai a dormire? Che importanza ha per un buffone con una buffa pistola? Oh, Hammer, tu non lo sei affatto. Sì, invece. No, ti sbagli. Ti mostri sotto un'altra luce, è vero? Ma è quella dell'uomo dolce e sensibile. Mi piace. Ma dai. Lo dico sul serio. Sotto l'apparenza della tua dura scorza batte un cuore gentile. Ma è ignobile quello che dici. Oh, Hammer, non c'è niente di male nell'avere degli affetti. Anche se rivolti a un'arma. Mi è sparita completamente la fiducia in me stesso ormai. Non sono più un uomo, ma un essere indeciso. Beh, ma in fondo non lo so, forse sbaglio, ma io... Ma che niente. Hai visto, io...
So pensare solo alla mia magnum e a dove sia. Amber, mi addolora dovertelo dire. Ma tanto lo farebbe qualcun altro. Non ti arrabbiare, va bene? Oh, nessuna arrabbiatura. La rabbia è un'emozione infantile e io, insomma, starò calmo. Leggi pure quel rapporto. Va bene. La tua pistola è stata usata in una rapina. I suoi colpi hanno centrato un pedone, due portavalori e un agente. Hammer! No, mi controllo. Mi controllo, non temere. Sono calmissimo. Poi col calcio hanno picchiato una vecchia signora. Hammer! Hammer! Avevi promesso di non... Hammer! Credo che ha già saputo che hanno usato la sua pistola. Emmer, torna a fare una visitina allo psichiatra. Non solo non ho più la mia pistola, ma ho appena saputo l'uso che ne fanno. Ci hanno compiuto una sanguinosa rapina. Sa che effetto mi fa? Sa che cos'era quell'arma per me? Era il mio dottor Watson, la mia confidente, la mia Richelieu. Emmer, lei non è affatto diverso senza la sua arma. No, no. Da solo non sono che un agente, ma con la mia pistola sono un pericolo per la mala. So che sembra assurdo, ma il mio è vero amore. Oh, io non lo considero affatto assurdo. Kurt von Temsky, proprio lui, ha spiegato che nei poliziotti spesso si sviluppa una sessuale brama per le loro armi. Von Temsky dice che le armi diventano un'estensione della virilità. Chi è von Temsky? Il ragazzo che mi porta il caffè. Ah. Amavo quell'arma. Amavo quell'arma. Amavo quell'arma. L'amavo. Proprio così. Lei l'amava eccessivamente, Hammer. Non ha mai pensato di sostituirla con una donna? Non c'è donna che possa sostituire la mia Magnum. Era vero amore. Dormivo con lei. Ah, sì, questo è vero attaccamento. Dormire con la pistola posta sul cuscino accanto. Ma in questo comportamento è la teoria del rumore primario. Il sistema di rimozione consiste nel penetrare nel subconscio. Vedi, Doro, nessuno sapeva che mettevo la mia pistola sul cuscino accanto. Nessuno. Tanto meno. Perciò il solo a saperlo è chi l'ha presa. Ma perché il dottore ti avrebbe rubato la magnum? Quale sarebbe lo scopo? Basta guardarmi. Mi ha demolito, mi ha completamente tolto di mezzo. Già, giusto in tempo per rubare $500,000 in argento. Ma ora ci porterà fino al bottino. Andiamo. Psst. Sì? Ora capisco perché sente la mancanza delle sue curve. Ho saputo che è così focosa da fumare. Entrando. Se l'argento è lì dentro, dobbiamo sbrigarci. Potrebbe prenderlo prima dell'arrivo dei rinforzi. Già, ma io non posso far niente senza la mia magnum. No. Coraggio! Aspetta. Una buona idea. Sì? È quello che ci serve, una buona idea. Beh, senti, io ce l'avrei un'idea. Salire sul tetto e saltare giù dal lucernario per coglierli di sorpresa. Ma è pericoloso. Allora non farlo, resta qui con me. Hammer, torna in te, per favore. Allora, è andato tutto liscio, no? Senza quell'Hammer è stata una gita. Ah. Un giorno senza Hammer e un giorno radioso di sole. Adesso fonderemo tutti questi lingotti. Abbiamo pronti gli stampi e ci faremo tutte statuine del fondatore di Playboy, Hugh Hefner. Ma chi compra tante statuine? Hugh Hefner.
Tanto per essere ben sicuri che Hammer non ci darà mai più fastidio, quale sarà il primo argento ad essere fuso? La preziosa magnum dell'ispettore Hammer. Fermi, polizia! Solo un gesto e siete morti. E cosa ne pensa il suo amico, cara signorina? Perché se non buttate le pistole, sarò io a buttare questa magnum tra le fiamme. Ok, se è questo che volete. Presto, di là, dietro i bidoni! Emmer, sarà meglio andare nel retro. Va via, Doro. È un lavoro da uomo. Ok, bastardi, chi è il primo? Piacente, dottore. Cala il sipario. Ha voluto mettersi tra me e la cosa che mi è più cara. Cosa provo adesso? Per la verità, il mio senso di colpa dovrebbe essere un po' sublimato, ma per la forma onirica che in questa... Silenzio! Ah sì, questa è una buona idea. Yeah. Meglio chiamare il comando. Doro, io so decidere da solo. Meglio chiamare il comando. Ciao, compagna mia. Bentornato, Hammer. Sei di nuovo tu. Purtroppo. Lo sai, Doro? Ho ritrovato la sicurezza, ma dentro di me ho dei dubbi. Tutte quelle esplosioni e le sparatorie e la violenza. Già, ti chiedi se sono necessarie. No, mi chiedo perché non funzionano. Su, Hammer, andiamo. Ehi, amico. È proprio un altro da quando l'hai riavuta. Già. Con lei ogni sparo è un centro.